Per gli amanti degli amaretti questa torta è assolutamente fantastica. Cominciamo. Metto del burro, temperatura ambiente, abbastanza morbido, in una ciotola ampia, e ci aggiungo lo zucchero e usando delle fruste lo vado a montare. Vado ad aggiungere le uova, una per volta. Quando il primo uovo è stato incorporato, andiamo ad aggiungere anche il secondo. E usiamo nuovamente le fruste, partendo da piano piano. A questo punto si va ad aggiungere la farina e anche il lievito. Ne mettiamo circa 4 grammi. Vado ad aggiungere un pizzico di sale. Ora vado ad aggiungere la cioccolata. In questo caso uso una cioccolata fondente al 72%, quindi particolarmente fondente e forte. Voi decidete che tipo di cioccolata fondente mettere, potete anche utilizzare un semplice 50%. E la vado a tritare. Una volta tritata andiamo ad aggiungere all'impasto. Faccio incorporare la cioccolata all'impasto. Una volta incorporata la cioccolata andiamo a tritare in modo grossolano gli amaretti. Per fare prima l'ho messo in un sacchetto e sempre con il batticarne. E vado a mettere insieme al composto. Metto un foglio di carta forno, giro lo stampo e vado a versare l'impasto. Come vedete è un impasto molto molto sodo, quindi ci vuole un po' di pazienza per distribuirlo. E ora andiamo in forno, 180 gradi per 30-35 minuti. L'ho fatta raffreddare, ormai sono diciamo ancora tiepida. Ormai sono circa 20 minuti che è fuori dal forno, andiamo a aprirlo. Qui è abbastanza semplice perché avendoci lo stampacerniera, però per tranquillità passiamo sempre nel bordo. Ecco qua. Ora però una fetta ce la andiamo a tagliare. Il profumo è assolutamente fantastico, gli amaretti, il cioccolato. Io qui devo ringraziare una persona, Massi Farana, che è un mio amico, che mi ha mandato questa cioccolata spettacolare dalla Svizzera. Questo dolce è fantastico. Buon appetito!